corpus meum. Almeno quando c'è il corpo di Cristo, non guardate l'orologio. Me l'avevano detto, ma non volevo crederci. 3 ore. 3 ore per celebrare una messa. Voi dovete uniformarvi al modo comune usato da tutti i sacerdoti. 30, 35 minuti possono bastare. Nella messa c'è la passione di Cristo. Volete mettere l'orologio pure sul Calvario? Questi sono gli ordini. Da oggi, per decreto del Sant'Uffizio, vi è fatto assoluto divieto di celebrare la messa con la presenza dei fedeli. Le donne non dovranno più trattenersi in chiesa per la meditazione. E la porta della clausura dovrà restare sempre sbarrata. Inoltre vi è fatto divieto di confessare sia uomini che donne. E come faccio? Io solo quello so fare. Chi ci penserà alle anime di quei poveracci? Lei, padre Paolino, è esonerato dall'incarico e trasferito ad un altro convento. Padre Raffaele sarà il nuovo superiore. Ma perché ve la prendete con lui? Punite me, no chi non ha colpa. Padre Raffaele, confido in lei per la più assoluta osservanza di questa disposizione. Piano, Paolino, piano. Sono aggirato fastidio, Paolino. No, ma che vai dicendo, via? Anzi, quando sarò di là, potrò dire ho un amico santo. Ma quale santo? Sì, e loro mi farà entrare. Ma che stupidata vai dicendo, sì. Piucci, mi raccomando, quando sarai in paradiso tu, ricordati di me. Sì, affare fatto, eh? Sì. Attendo, ma non fa chiagnere pure di va. Paoli. Carissime e sempre amate figliole, è una sofferenza vedervi lì fuori al freddo e al vento. Il vostro amore mi commuove ed io vi amo tutte. Pregate, pregate sempre e non vi disperdete. Io sarò sempre il vostro pastore. Chiedete perché giro sempre attorno al convento. Lo faccio per sentirvi più vicino. Se mio padre fosse in prigione, io girerei tutto il giorno attorno al suo carcere.
finestrella che conduce alle celle, nella speranza di potervi rivedere. Mi chiedo se è peccato avere bisogno di voi. Mentre voi state nel coro a pregare, io sono in soffitta, da dove posso vedere il convento. Vi tengo compagnia, pregando per voi. Mia sempre più diletta figliola, la tua fedeltà mi è di grande conforto. Anch'io come te mi sono più volte domandato se scriverti è peccato. Ho chiesto al Signore di darmi una risposta. Ormai gli impediscono tutto. Sta come un recluso. In chiesa da mesi non ci va più nessuno. Tutti i gruppi di preghiera si stanno sciogliendo. Hanno distrutto tutto. Dimmi la verità. Ti sei innamorata di lui? Ma non come pensi tu. Credi che uno come me non ti possa capire? Io lo amo. Più che me stesso, la mia vita non aveva senso prima di conoscerlo. E anche la mia. Mamma, se non lo posso più vedere, come faccio? Non ti preoccupare. Ho ritirato fuori le vecchie carte. In un modo o nell'altro farò sì che ce lo devono restituire. Ora devo andare. Abbi cura di te. Sapete cos'è questo? Leggete. Leggete il titolo. Anticristi della Chiesa di Cristo. E sapete chi l'ha scritto? Il vostro amico Brunato. È un ricattatore. E voi dovete fermarlo. Trovate voi il mondo, ma dovete fermarlo. Anche il Santo Padre. E ora che siamo per firmare il concordato con lo Stato italiano, uno scandalo è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Scrivetegli. Fate quello che volete, ma fermatelo, e questo è un ordine. Cosa volete? Buongiorno, padre. Devo vedere padre Pio. Per voi c'è il divieto assoluto. E io devo parlarci. Ma non vedete che l'avete rovinato? A Roma credono che sia lui l'ispiratore di tutto. Non è vero. Lui non ha nessuna colpa. Aspetti. Io devo parlarci! Sentite! Io lo so che mi sentite. Io lo so che siete arrabbiato con me, ma non ho avuto scelta. Solo così quelli di Roma si decideranno a liberarvi. Io non posso obbedirvi. Non posso.
Guarda che c'è. Piuci. Allo Steve. Allo Steve. Quanto tempo. Quanto tempo. Vieni, sediamoci. Ti devo parlare. Sì. Venite. Gaetano, mi dispiace se continuiamo dopo. Sedetevi, padre Raffaele. Ti ricordi quando venivo a Petrelcina a portarti due notizie? Una buona e una cattiva? Ecco, ma non mi ricordo. Cominciamo da quella cattiva. Non ti preoccupare, ci sono abituato. No, Piuccio. Questa volta è una sola. È una bellissima notizia. Sei libero. La tua prigionia è finita. Basta che non ricominciamo tutto come prima. Intesi? Quello non dipende da me. Combattenti di terra, di mare e dell'aria, a mantenere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. È vivo. Mi ha detto che va visto. Ha visto un frate proprio uguale a voi. L'ha salvato da una granata che gli è scoppiata vicino. Grazie. Giovanni, fammi un favore. 10 anni non si deve alzare perché io non posso stare tutto il giorno qua. Io tengo da fare. Padre mio, che gli è successo a sti ragazzi? Guarda un po' dentro la saccoccia se trovi un'altra fotografia. Guarda un po'. Guarda dentro la saccoccia. Mi dispiace, nessuno dei tre si è salvato. Stai tranquillo, tutto va bene per te. Grazie. E tu, che tieni, paesa? Voglio confessarmi, padre. Non ti preoccupare, la tua anima è già guarita. Presto guarirà pure il tuo corpo, così non te ne vai manca al fronte. Padre, ci sono. Ma io ti parlo. Grazie. La nave di mio marito è stata affondata. Non ti preoccupare. Presto riceverai le sue notizie. Padre, padre, un miracolo! Che è successo? A Foggia una grossa bomba ha sfondato un palazzo di 5 piani. Ed è arrivato in cantina senza esplodere. C'era tanta gente che pregava davanti alla vostra fotografia. E che sarà, ma meglio così, no? E allora me la devo procurare pure io la foto del suo padre Pirna.